Eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio a tutti e bentornati nella casa del diavolo. Il tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il tringa, doppio pollice per il diavolo. Team Maglie Calcio nel primo commento, codice sconto tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Descrizione video, il nostro amico Matteo Chiamenti, andatevi a vedere la live che abbiamo fatto ieri. Intorno alle 13 a pranzo con Tringa e Matteo, una live molto interessante. Il Tringa era un po' incazzato ieri. Matteo ha cercato di far sbollire un po' il Tringa. Ce l'ha fatta? Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' da questo video. Tutti i miei social in descrizione e il gruppo Telegram aperto a tutti. Venite a trovarci sul gruppo Telegram, anche perché lì troverete i link per partecipare alle live. Allora ragazzi, partiamo subito dalla grafica. Tutti in discussione, poi dopo parleremo di mercato. Tutti in discussione, questo cosa vuol dire? Che non sono un disfattista, non voglio fare disfattista, ma il mirino è puntato ed è puntato su tutti, non come qualcuno pensa, solo sull'allenatore. Solo sui giocatori, solo sulla dirigenza, solo sulla proprietà. Mirino è puntato su tutte le componenti che compongono la AC Milan in questo momento. E sto parlando di Cardinale, sto parlando di Zlatan Ibrahimovic principalmente, sto parlando del duo Moncada Forlani, sto parlando di Paolo Fonseca e sto parlando dei giocatori. È ora di darsi una svegliata. Contro la Lazio serve una prova d'orgoglio. Contro la Lazio vogliamo vedere il Milan che sarà, perché vogliamo vedere il Milan che sarà. Ma attenzione, non sarà una vittoria a cancellare tutto quello che è successo. Questa squadra deve dimostrarci di essere forte, di essere degna dei propri tifosi. Questa squadra deve dimostrare tanto e lo deve fare alla svelta. Ho visto dei video girare sul web, sui riscaldamenti di Leao e via dicendo. È vergognoso che un giocatore si scaldi così. Non sei né Maradona, non sei Pelé, non sei Van Basten e anzi ti dirò di più che a parte Maradona, questi giocatori quando scendevano in campo per scaldarsi si scaldavano, non si mettevano a ballare e a fare i fenomeni. Quindi, caro mio Rafa Leao, nessuno mette in dubbio quanto tu sia forte. Nessuno mette in dubbio questo, ma assolutamente stiamo mettendo in dubbio la tua personalità. Abbiamo bisogno di vedere il miglior Leao a livello di personalità. Sei il numero 10, sai cosa vuol dire essere il numero 10 di una squadra come l'AC Milan? E vogliamo vedere quanto tu possa tenere questa maglia sulle spalle. Quindi, caro mio Rafa, cerca di darci dentro e cerca di renderci orgogliosi perché ti abbiamo voluto, ti abbiamo sostenuto, ti abbiamo protetto, però devi ricambiare e non basta una giocata per ricambiare l'amore che i tifosi provano per te. Caro il mio Rafa, c'è bisogno di prendere questa squadra per mano e portarla alla vittoria. E portarla alla vittoria, non sto parlando della partita con la Lazio. I tifosi del Milan vogliono vincere. I tifosi del Milan vogliono vincere assolutamente, assolutamente. Questa stagione vogliamo dei trofei. E se trofei non sarà, e se non saranno, e se non arriveranno trofei, caro mio Rafa, allora tutto quello che stai facendo sarà inutile, perché tutto sarà fine a se stesso, le belle giocate, le progressioni, tutto quello che di bello fai, se non arrivano trofei non servono a niente, caro mio ragazzo. Adesso andiamo un attimino sul mercato. Tante notizie, ultime ore di mercato. Si parla di Bennacer, si parla di Manu Koné, si parla addirittura di Rabiot. E per quello che so, il Milan ha fatto ufficialmente sta visionando ufficialmente Rabiot. Chiaramente c'è già un accordo di massima con Manu Koné. Si sta aspettando un'offerta ufficiale che arriva dall'Arabia per Ismaël Bennacer e il Milan ha già parlato con i giocatori che potrebbero andare a sostituire Ismaël Bennacer. Nel frattempo salutiamo Adli e lo salutiamo veramente con tutto il cuore perché probabilmente è stato uno di quei pochi giocatori che ci hanno fatto vedere
che anche dentro questa rosa c'è del milanismo. Probabilmente Adli non è un giocatore giusto per questa rosa, ma sicuramente Adli ha dimostrato di essere degno di questa rosa. Quindi in bocca al lupo a Yassin, e ti vogliamo bene e speriamo, speriamo che se sarà riscatto tu possa fare bene da un'altra parte, e se non sarà riscatto tu possa tornare al Milan ancora più forte di quello che già sei. Quindi il Milan sta visionando questi giocatori, ci sono degli accordi di massima con i giocatori, ora tutto sta a capire quanto siano vere le proposte arabe per Ismaël Bennacer. Se uscirà Bennacer, sicuramente uno dei due giocatori che potrebbero arrivare sono da scegliere fra Manu Koné e Rabiot. Chiaramente penso che tutti come idea andiamo nella stessa direzione, nel senso che Rabiot sarebbe un colpo importante, sarebbe un colpo che potrebbe ricaricare la fiducia dell'ambiente e via dicendo. Ma lo stesso Manu Koné probabilmente in questo momento è il giocatore più azzeccato a livello tattico. Andiamo a parlare anche di Alexis Lemakers e Tammy Abraham. Allora, io tempo fa vi parlavo di Tammy Abraham come possibile rinforzo per il Milan e un Milan che poteva essere forte sul giocatore. Il Milan era molto forte sul giocatore. Poi si era un po' lasciato andare perché si pensava che non c'era l'incombenza dell'attaccante. Vuoi un po' per l'infortunio di Morata, vuoi un po' per quello che si è visto nelle prime partite, è tornato forte il nome di Tammy Abraham per il Milan. Alla Roma, la Roma è molto interessata ad Alexis Lemakers, la Roma piacerebbe avere Alexis Lemakers, aveva già chiesto informazioni, ma il Milan riteneva il giocatore importante per questa rosa. Viste le ultime cose che abbiamo visto, il Milan ha capito che l'attaccante oggi è il ruolo fondamentale più importante da andare a coprire. Jovic non va bene, Okafor non lo può fare a lungo termine, nel senso che Jovic è un giocatore da ultimi 20 minuti e Okafor è un giocatore che deve essere un jolly per questa, per la nostra fase offensiva. Può giocare una volta qui, una volta là, una volta dall'altra parte, ma non può essere investito o essere il candidato principale ad essere il vice Morata. Tammy Abraham in questo momento, chiaramente con tutti i problemi che può avere il calciatore a livello fisico e via dicendo, però oggi il Milan ha bisogno di un altro attaccante. Tammy Abraham potrebbe arrivare? Io dico di sì. Io dico assolutamente di sì, ve lo dico da tanto tempo, era un nome sul quale io puntavo forte e sul quale vi dicevo il mio pensiero. Io penso che Tammy Abraham al Milan, per come gioca il Milan, potrebbe essere l'attaccante ideale. Potrebbe essere l'attaccante ideale, fisico permettendo. Ragazzi, stasera ore 21:30 siamo in live, ne parleremo chiaramente, quindi commentate, fatemi già delle domande e stasera, anche in base ai vostri commenti, cercherò di tirare in piedi la diretta. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero, ricordate che questo anzi fa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo, ciao a tutti.